L'anfiteatro romano di Rimini costituisce con l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio il terzo fra i grandi monumenti romani del Riminese. Sorge nell'angolo est-nord-est della vecchia città romana. Eretto probabilmente nel secondo secolo d.C., oggi non rimangono che poche vestigia di quello che fu uno dei maggiori anfiteatri dell'Emilia-Romagna. Aveva forme ellittiche ed una struttura muraria risultante da quattro anelli ellittici concentrici, di cui lo spessore complessivo raggiungeva i 22 metri circa. Che i pochi avanzi visibili siano appartenuti a un anfiteatro e non, come taluno credette, a un foro, a una terma, a un semplice teatro, è oggi universalmente riconosciuto, come anche provato, che si tratta di opera non dei bassi tempi dell'impero, ma del secondo secolo d.C. Come era tradizione per questo tipo di edifici, l'anfiteatro fu costruito perifericamente rispetto alla città, approfittando in questo caso della vicinanza del mare per una più spettacolare resa emotiva. Ma gli errori fatti nel tempo si vedono ad oggi, diverse costruzioni insistono infatti sull'anfiteatro e poco è rimasto dell'idea iniziale di resa emotiva. Si auspica un recupero di tutta l'area dell'anfiteatro, procedendo anche a nuovi scavi nella zona circostante che riportino alla luce l'origine romana dell'antica Ariminum.